Vai Corrado, c'hai il filmato. Dicelo tu. Pesce in canna, gente! Ma raccontiamola tutta! Avventura! Questa è... andata in acqua! Questa è giornata... Minchia! Recuperata con la barca, quindi remata pazzesca. Questa è avventura, gente! Dopodiché, salvata la canna, che stava affondando, ormai si era quasi riempita d'acqua. Questa è avventura, gente! Adesso... Non è da tutti! Adesso bisogna solo tirarla su. Non è da tutti! È grossa. No, tieni il telefono dritto, se sì, riesci. Sì, no, c'è. No, c'è. Dritto così. No, dritto, così. Il telefono c'è, fa. Così. Posa pure il guadino, dammelo qua. Il telefono c'è, fa. Fai tu, Alfredo. Sì. Me la guadino io. Se ho bisogno, si chiama. Non c'è problema, noi siamo qua. Se vuoi ingrandire, basta che zoomi. Sì. Con le mani. E vediamo di tirare fuori lei. Uff. È stata dura, Corrado, grazie, perché se non correvi, liberare la barca, perché era ormeggiata. E poi i remi poi... non li avevo. Sono dovuto andare a prendere i remi. Nel frattempo, guardala. Nel frattempo lei era arrivata in mezzo guardala. Al lago. Guardala. Questa è pesca avventura, gente. La canna si era completamente riempita d'acqua. Questo è divertimento, fa. Wow. È stata una bella avventura. Ma quando mai? Okay. Uff. Ragazzi. Wow. Ciao Marco. Una Tony. No, vabbè, lui un po'. No, vabbè, Marco. Ha lasciato la canna lì che andasse allo sbando. Non è che ho lasciato la canna lì. L'ho rilanciata e mi sono allontanato per il bicchiere di vino, è stato fatale. Il bicchiere di vino che ti ha fregato. Però alla fine è Sanpei alla calamita. Com'era la canzone? E quell'amo una calamita, impossibile cambiare strada. Ma guarda che puoi ancora rompere il filo. Oh, ma piazza! Guarda Marco, io sono pronto a tutto, anche al filo che si rompe. Noi qua abbiamo San Marco che ci assiste. Non è quello, il discorso è che si attaccano sempre. Minchia. Un motivo c'è. Gli sono simpatico. Contro il culo ragion non vale. Dice il proverbio. E non mi sono mosso dall'osteria io, Tu hai fatto i chilometri, io sono rimasto in osteria, l'ho attaccata lì, Dall'osteria l'ho attaccata, ma che roba. Ma che maschione! E non molla, Non molla, perché poi con la barca... Senti che ce n'è una... Ah no, il tuo cane a bagno! Ciao Blondi! Vai che sta arrivando, vai! Ciao Blondi! Guardala, Marco! Scusaci, Guardala! Guardala, Corrado! Cosa facciamo col guadino? Guardala, no, ci penso io col guadino! È la mia battaglia, tu mi hai dato una mano... Ma non c'è problema! Finché mai! Ormai perdevo la canna. Lo sai che tra pescatori. Perdevo la canna, Tra pescatori queste cose. Io due ne ho recuperate. Una in acqua così. Il mulinello è un pochettino pieno d'acqua. E una sono entrato in mutande a prenderla. Guarda che roba. Ma che cazzo. La barca adesso la sta muovendo lei, È lei che ci porta. Wow. E oh, c'è lo 018 sotto, Sarà anche quello che. È un amino piccolo! Vigliaco! Montatura da roggia proprio! Più è piccolo il filo, più è piccolo l'amo, più è grande il pesce, diceva mio papà! Aveva ragione! In acqua praticamente inesistente, perché lì ci sarà 40 cm d'acqua! È arrivata! Lascia! È attaccata fuori. Porco, è per zingaro. Un baffo. Porco zingaro. Guarda che colori. Alfredo, questa qua è... per un baffo fuori, vuol dire che l'aveva già anche sputato il mais. Questa qua l'hai già presa un'altra volta. Il mio amo è una calamita, quindi lei l'ha sputato. Ma anche se l'ha sputato, ingrandisce un po' il vino. Sei recidivo, secondo me. Non è la prima volta che la prendi questa. No. Ma è il bello di prenderli e rilasciarli i pesci, fa. Questo è essere pescatori.
se la liberiamo direttamente qua in barca. Questo è essere sportivi, fa. La liberiamo direttamente. Bravo Alfredo. Ma sta registrando almeno. Sì. E se hai schiacciato il quadrato, sì.